una visita di poche ore in forma riservata e non ufficiale per pregare sulle tombe di due sacerdoti che a metà del XX secolo hanno preparato la strada al Concilio Vaticano II, Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. La mattina di martedì 20 giugno Papa Francesco raggiungerà prima Bozzolo, in provincia di Mantova, ma diocesi di Cremona, e la parrocchia di San Pietro, dove Don Mazzolari è stato parroco dal 1932 fino alla morte nel 1959. Pregherà sulla tomba dell'arciprete lombardo, giornalista, scrittore, polemista, come il 23 aprile ha fatto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e da poco presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Bassetti ha deposto sul sepolcro di Don Mazzolari la rosa donata da Papa Francesco e poco dopo il vescovo di Cremona Antonio Napoleoni ha annunciato la visita del Papa. Così Monsignor Napoleoni ci parla di quello che Papa Giovanni XXIII, poco prima della morte, accolse in Vaticano come la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana, ma che soffrì per molti contrasti all'interno della Chiesa. Un parroco fino in fondo, un uomo che ha fatto dell'incarnazione del Vangelo nella realtà, assumendo la vita della sua gente fino in fondo, il criterio del suo ministero. Ha avuto rapporti con intellettuali cristiani e non cristiani del tempo, ricercando punti di incontro che la Chiesa nel suo insieme non sapeva ancora riconoscere e accettare, quindi un esploratore delle frontiere possibili del dialogo e della testimonianza. I suoi scritti soprattutto, basterebbero i titoli a risvegliare in noi la coscienza di questo coraggio, non solo il tu non uccidere, ma considerare l'avventura del figlio al prodigo la più bella, cioè questo mettersi dalla parte dei lontani, dire che i lontani sono la mia famiglia, senza trascurare evidentemente la comunità cristiana, ma aiutandola allora, come è necessario oggi, a non chiudersi. È certamente una profezia della Chiesa in uscita, di cui oggi ci parla il Papa. Nella Chiesa che per 27 anni ha visto Don Mazzolari spezzare il pane eucaristico e della parola ai suoi parrocchiani, Papa Francesco pronuncerà un discorso commemorativo e ricorderà, come il Cardinal Bassetti, che molto prima del Concilio Don Primo aveva pensato all'ambulanza per l'ospedale da campo della Chiesa. Ancora Monsignor Napoleoni. Insegna ai preti di ogni tempo a andare fino in fondo nel proprio ministero, senza sconti, integrando soprattutto le varie componenti. È un uomo di Dio, di preghiera, ma anche un uomo di studio, di confronto culturale, è un uomo a fianco delle persone semplici, una coscienza inquieta e perciò inquietante. Io sono felice in particolare di partecipare a questo evento dopo aver letto negli anni del mio percorso seminaristico, aver divorato gli scritti di Don Primo, intuendo la bellezza dell'essere prete allora e in ogni tempo con quella essenzialità e con quella stoffa. Da Bozzolo, nella bassa mantovana, Papa Francesco raggiungerà in elicottero Barbiana, piccola frazione nelle colline del Mugello, a pochi chilometri da Firenze, dove Don Lorenzo Milani fu trasferito come parroco nel 1954, quando non c'erano ancora strade, acqua, luce e nemmeno una scuola. Qui quel giovane prete fiorentino, convertitosi al cattolicesimo 11 anni prima, ha mostrato il suo amore per la Chiesa anche se ferito, ha detto il Papa nel suo videomessaggio del 23 aprile, ed è diventato un educatore appassionato con una visione della scuola che mi sembra risposta all'esigenza del cuore e dell'intelligenza dei nostri ragazzi con l'esperienza della scuola di Barbiana. Da solo Papa Francesco entrerà nel piccolo cimitero e pregherà sulla tomba di Don Milani, scomparso nel 1967. Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. Un papa che si inginocchia davanti alla tomba di Milani è quello forse che lui avrebbe voluto sempre. La Chiesa che gli riconosceva la rettitudine del suo sacerdozio e della sua opera pastorale. Non l'unico modello della pastorale, ma un modo retto e ortodosso di far pastorale a vantaggio degli ultimi. Don Milani ha sofferto molto per non essere riconosciuto dalla Chiesa nella sua opera pastorale, e questo sia con la proibizione della diffusione del suo libro Esperienze Pastorali, sia per le incomprensioni che ebbe con il successore di Cardinale della Costa, che fu il Cardinal Florit. Quella che era stata la proibizione di Esperienze Pastorali, grazie all'accoglienza della mia sollecitazione da parte di Papa Francesco, è stata tolta e ora il libro è riconosciuto dalla Chiesa come un libro pienamente attendibile nella sua proposta.
Nella chiesa di Barbiana il Papa incontrerà i discepoli di Don Milani, gli allievi della sua scuola, per i quali scrisse lettere ad una professoressa, e poi, nel giardino vicino alla canonica, pronuncerà il discorso commemorativo alla presenza di alcuni sacerdoti di Firenze e alcuni ragazzi ospiti di casa e famiglia. Milani è stato per diverse cose un passo avanti nell'attenzione per esempio alla parola, parola non solo parola umana ma la parola divina, nell'attenzione a una visione storica della catechesi, e nell'attenzione agli ultimi, senz'altro. Quindi abbiamo in lui un personaggio che ha anticipato tante cose che nella Chiesa sono maturate con il Concilio Vaticano II. Non lo ridurrei a una dimensione puramente profetica. Lui è un cercatore di assoluto. Ha trovato l'assoluto in Gesù Cristo. Diceva Don Raffaele Benzi, il suo confessore, che lui ha mangiato Gesù Cristo fino a farne un'indigestione. Bellissima questa espressione, per dire proprio che lui era pieno dell'incontro con Cristo, e in Cristo lui ha incontrato poi i fratelli, gli altri, soprattutto i più poveri. Poco dopo mezzogiorno Papa Francesco risalirà sull'aereo per far ritorno in Vaticano, dopo aver reso omaggio a due sacerdoti precursori della dottrina sociale, ma anche innamorati della Chiesa e per questo definiti ribelli obbedientissimi. Questa espressione mi sembra giusta, perché l'obbedientissimi va senz'altro, eppure però anche ribelli nel senso di non inscatolabili in nessuna delle forme allora vigenti nella modalità di essere prete e di essere parroco. Però proprio l'accostamento tra Milani e Mazzolari ci dice che il Papa vorrà parlarci del prete. Io mi aspetto dal Papa un discorso sul prete, sul parroco oggi, e un messaggio forte ai miei preti e ai miei parroci, soprattutto ai più giovani.